Salve, da quanto tempo non ci vediamo, eh? E perché? Perché mi avete costretto a ritornare dicendo cacate. Sì. Oggi si parla dell'esplosione del porto di Beirut perché evidentemente qualcosa non è stato chiaro, non è stato ben compreso. Tipo nucleare. No, ma ci arriveremo con calma, ci arriveremo. Cioè, sto facendo altri video, stavo preparando il video sulla questione meridionale, sui Borboni, sulla Regia Piero Corvetta Magenta, una bellissima storiella. No, 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 vi siete messi a complottare sull'anima di 200 volte, lasciatemi loro, e basta, basta complottare, basta, 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 non vi preoccupate. C'è zio Travel Manuel che vi spiega che cosa è successo. Ma prima di parlare di quello che è successo, cerchiamo di capire a cosa serve il nitrato d'ammonio. Il nitrato d'ammonio è una polverina bianca, si usa per fertilizzanti, esplosivi industriali, esplosivi artigianali, tipo la bomba di Oklahoma City, ghiaccio istantaneo, quindi può avere tanti usi. E siccome di fatto è una sostanza abbastanza pericolosa, in Italia e in Europa in generale deve essere sottoposta ed è tenuta di fatto sotto controllo tramite una direttiva che si chiama Seveso, ma che parleremo della direttiva Seveso quando parleremo di Seveso. Quindi per ora lasciamola da parte. Comunque, per il fatto del porto di Beirut, tutto è fatto accennato da un fatto, quello che nel 2013, nel settembre del 2013, una motonave, la Rosus, questa, doveva salpare dalla Georgia e andare in Namibia per consegnare 2750 tonnellate di nitrato d'ammonio presso una società che produceva esplosivi uso industriale, demolizioni, cave, miniere, queste cose qua. Ma a un certo punto arriva al porto di Beirut, non riesce a passare la dogana, la nave viene giudicata in condizioni di non navigare, siccome è effettivamente pericoloso tenere quella quantità di materiale a bordo della nave, viene scaricata e messa nel magazzino a Beirut. Ma le autorità doganali sanno benissimo che quel materiale la non può stare, quindi inviano 6 lettere. 6 lettere al tribunale che intanto aveva preso in carico la questione, di cui l'ultima datata 27 ottobre 2017, di cui ve ne leggo un estratto. In considerazione del grave pericolo di mantenere queste merci nell'hangar in condizioni climatiche inadatte, riaffermiamo la nostra richiesta di richiedere all'Agenzia Marittima di riesportare immediatamente tali merci per preservare la sicurezza del porto e di coloro che vi lavorano, o di cercare di accettare di vendere questa merce. Questa lettera, come le 5 precedenti, cade nel vuoto e il 4 agosto, durante sembrerebbe dei lavori di saldatura, quelle 2750 tonnellate di nitrato d'ammonio, in qualche modo e probabilmente anche altro, prende fuoco, scatenando quello che avete potuto vedere. E quindi dal 4 agosto, che è il giorno in cui è avvenuto l'evento, il 19 agosto, che oggi, quando sto registrando, il web ne ha dette di ogni. Quindi oggi cercherò di darci risposta, più o meno sul format del video già fatto per il coronavirus. Quindi prendo le domande che trovo in giro, gli do risposta. Semplice. Iniziamo. C'era la nuvola a fungo, è stata un'esplosione nucleare? No, non è stata un'esplosione nucleare, o meglio, la nuvola a fungo non si crea solo per esplosione nucleare, ma è una nuvola, diciamo così, tipica delle esplosioni e non solo. Questo perché quando c'è un'esplosione, che generalmente è molto calda, si crea una corrente ascensionale che porta la polvere in alta in atmosfera. Poi a un certo punto raggiunge un punto di equilibrio, che è dove si forma effettivamente il cappello del fungo, e poi discende con calma. Quindi, ed è per quello che si crea la nuvola a fungo, che comunque la nuvola a fungo non è solo delle esplosioni dal minicicciolo, che però è troppo corto il minicicciolo, non si vede, ha esplosione nucleare, ma anche in caso di incendi e nuvole temporalesche. La mente umana tende a associare la nuvola a fungo con l'esplosione nucleare perché
i filmati di esplosioni nucleari, gli effetti che quell'arma ci ricorda sono devastanti, quindi ci sono entrati nella memoria collettiva, facendoci associare involontariamente nuvola a fungo con arma nucleare. Ma le due cose non sono per forza collegate. Quindi no, non è stata per forza un'esplosione nucleare. Nuculare, si pronuncia nuculare. Il nitrato d'ammonio è stabile. Anche il Semtex, che è un esplosivo militare, è stabile, però se ne fossero esplose 2750 tonnellate, Beirut potevamo cancellarla dalla carta geografica. Un esplosivo o un materiale stabile vuol dire che resiste fino a un certo punto, e qua che sta l'inghippo, a calore raggiante, fiamma viva, esplosioni vicine, maltrattamenti, eccetera. E il nitrato d'ammonio non è così stabile, ci sono certi esplosivi militari che li puoi cucinare letteralmente, ci sono degli esplosivi pensati per essere cucinati. Perché il tuo canale in teoria dovrebbe essere un canale di cultura, ma ci stai parlando solo di tragedia? La cosa è palesemente fuori argomento e domani ti voglio vedere accompagnato dai genitori. La bolla è creata da materiale radioattivo. Durante l'esplosione si nota che si crea attorno al proiettile dell'esplosione una bolla bianca. Quella bolla bianca non è fatta da materiale radioattivo, perché ho sentito pure questo, ma è l'umidità dell'aria attorno all'esplosione che si è condensata quando l'onda d'urto ha raggiunto la velocità del suono. In maniera molto semplice, quando un oggetto o una semplice onda d'urto raggiunge la velocità del suono, l'aria che si trova davanti tende a compattarsi, compattandosi condensa l'umidità dell'aria. È praticamente lo stesso fenomeno degli aerei supersonici. Quando gli aerei militari passano a velocità supersonica, si forma davanti un cono, che non è altro che il muro del suono infranto. Quindi quella bolla bianca è l'onda d'urto che sfonda il muro del suono, praticamente. E questo ci dice che è stata una detonazione, in quanto in una deflagrazione, come in un petardo, per esempio, l'onda d'urto è subsonica. Perché è esplosa e non bruciato? A parte il fatto che un esplosivo è un materiale che brucia molto velocemente, ma lasciamo stare, tipo la polvere da sparo, se lasci lasciare la polvere da sparo brucia velocemente, se la compatti non brucia ma esplode. Perché è esploso? Perché evidentemente ha raggiunto un limite che si chiama limite di esplosività, che è una miscela in pratica fra il materiale e l'ossigeno. Il limite di esplosività è una caratteristica tipica dei gas, sinceramente, ma vale anche per le polveri infiammabili molto sottili. Per esempio, quella era farina. Succede? Farina, zucchero. La farina d'avena è particolarmente insidiosa. E altre polveri, come il nitrato d'ammonio, che come già detto è una polvere bianca, danno luogo a esplosioni. Inoltre, siccome il nitrato d'ammonio è appunto abbastanza pericoloso, questa non è l'unica esplosione in cui è protagonista, diciamo. Tipo questa. È avvenuto il 12 agosto del 2015 nel porto di Tientsin, in Cina. È stata causata da 800 tonnellate di nitrato d'ammonio e ha causato 173 vittime. Una più piccolina invece è questa. È avvenuto in Texas qualche anno fa ed è sempre il nitrato d'ammonio, però molto di meno rispetto a Beirut e Tientsin. Ok, tu ci hai detto perché è esploso, ma perché ha preso fuoco? Né io né altre persone ve lo possiamo dire, perché è troppo presto, ci sono le indagini, aspettiamo le indagini. Quello che vi ho detto, che stavano saldando all'interno del magazzino, è una possibilità concreta. Veramente succedono gli incendi perché la gente salda e non sta attento a dove salda. Succedono anche abbastanza spesso. Ma se è stato quello, io non lo so, non lo sa nessuno e non lo posso dire. Tendo a non fidarmi delle teorie del complotto che dicono è stata una bomba, cose del genere, anche perché cose non si vedono. Sì, lo so, può non sembrare tanto
fico che è partito un incendio da una saldatrice e ha preso fuoco qualche, anche possibilmente c'era anche qualche altro materiale. Quindi, secondo me, la dinamica è stata più o meno così. Una causa X ha scatenato l'incendio. L'incendio si è propagato all'interno del magazzino, ha raggiunto il nitrato d'ammonio, è arrivato al limite di esplosività ed è tutto saltato per aria. Banale, semplice, comunissimo. Quindi, con questa storiella banale e molto triste, 200 morti non sono pochi. Io vi lascio, ci vediamo alla prossima, che non so quando sarà, sinceramente, perché c'ho da fare, fra lavoro e altre cose, non c'ho più tempo di pubblicare video, quindi è per questo che sono stato zitto tutti questi mesi, tutte queste settimane. Però io vi saluto, alla prossima, statemi bene, ciao!